Spera. Mi rendo conto di responsabilità che ho nel fare un Faust di questo tipo, che qualcuno di voi, magari che è un po' insoddisfatto ultimamente da certe cose della Repubblica Italiana o della sua vita personale, può pensare, adesso ci provo anch'io, no? Chiedo questi spiriti. E succede, guarda che succede. Cioè, se li chiami, arrivano in un modo o nell'altro. E ti può capitare una situazione tipo questa, se sei veramente in gamba come Faust, perché Faust, quando arriva il diavolo, Mefistofele, posso presentarmi Mefistofele? Tanto per... dov'è Mefistofele? È lì, Egitto. Eccolo qua. Vi presento Mefistofele in persona. Naturalmente l'attore che fa Mefistofele. Questo è Mefistofele. Qualsiasi cosa, ma non che sia scelto male, perché questo profilo. Grazie, tra poco lo vedrete in azione. Faust anche sarebbe interessante presentare. C'è Faust lì nel buio? Eccolo. Questo è Faust serio, non sorriderà mai. Può fare un sorriso adesso, tanto per però lui è serio, è già entrato da una parte. Lui è Faust, spiega moltissimo a Faust. Grazie. Loro sono, naturalmente, non sono attori, sono persone che stanno discutendo già da 3 giorni con me e con altri qui presenti, che vedrete, di questo meraviglioso capolavoro che è il Faust, che è stato scritto nell'arco, per dire i brividi, 60 anni. Ci ha messo Goethe a scrivere, e Goethe è uno dei più grandi poeti mai vissuti, 60 anni, da quando era ragazzino fino a quando aveva 82, e ha chiesto che fosse pubblicato solamente dopo la sua morte, perché voleva continuare a lavorarci fino all'ultimo momento, non sia mai che mi venga in mente un'altra idea. Pensa un po'. Quindi c'è dentro tutta la mente di quest'uomo. Però, a parte la questione letteraria, dicevo, il Faust è una persona che fa, sì, fa il patto con il diavolo, è inutile negarlo. E questo già ufficialmente sarebbe, secondo i nostri canoni, dannato. Fa il patto con il diavolo,
vende l'anima, in un certo senso sì, la firma la fa. Come vedrete a un certo punto durante la serata di oggi, a un certo punto Mefistofele, che avete visto, dirà: l'anima se cerca di scappare, io la prendo, gli schiaffo davanti il contrattino che ha firmato col suo sangue e me la porto all'inferno. Gli termini del contratto ve li posso ricordare, sono interessanti, quelli che ho fatto forse, domani capirà anche a voi di fare contratti con il diavolo, sarebbe interessante impostarli in questo modo, avrete un precedente. Allora, il diavolo, Mefistofele, avete visto, in rappresentanza di tutti i diavoli del mondo, si impegna a essere il servo di Fausto, il suo schiavo, diciamo così, dice lui, per tutto il tempo che Fausto vorrà. A patto che Faust, una volta deceduto, nell'aldilà, diventi, gli renda il favore, cioè che lui diventi schiavo di Mefistofele per tutto il tempo che lui vorrà. La storia di Mefistofele sa che Faust è un uomo, può chiedergli solo alcune cose. Quello che il diavolo chiede a un uomo è molto più terribile di quello che un uomo chiede a un diavolo. Il contratto è tutto a vantaggio del diavolo, apparentemente. Ma c'è una condizione che Faust pone, che vi consiglio nel caso fate questi patti di mettere anche voi. Allora, Faust dice: io accetto di vendere l'anima al diavolo, cioè di consegnarmi a questo patto, a condizione che il diavolo faccia per me tutto quello che io voglio, fino a che io dirò che mi piaccio, fino a che io dirò che sto vivendo un attimo che va bene, che voglio che duri, talmente bello che voglio che duri. Fino a che io non sarò contento, il diavolo è al mio servizio. Nel momento che io sarò contento, dice Fausto, io avrò perso da tutti i punti di vista, perché io sono una persona convintissima che le persone che si accontentano sono degli sventurati e io non voglio appartenere al loro gruppo. Per cui non appena io sarò contento di qualcosa che ho fatto, che sto vivendo, avrò tradito me stesso e sono pronto a tutte le punizioni del mondo. Il contratto così formulato non è tanto una vendita, è una scommessa. Faust scommette col diavolo che può farcela. E tra l'altro il diavolo, la prima cosa che fa, qualcuno di voi l'ha visto nella prima sera, glielo fate diventare giovane grazie a un certo filtro che chi l'ha fatto la prima sera sarà probabilmente già ringiovanito completamente, sarà in giro con pantaloncini corti ormai, dato che sono passati già 2 giorni, perché come dicevamo la prima sera quel filtro e quell'incantesimo funzionano. Qualcuno di voi c'era la prima sera? E non è successo? Non ancora. Ah, sì, sì, dai, sì, sta andando certi frutti, sì. No, non si vede, però la prossima sarà più evidente. Tenta solo di capire quella formulina lì, di 1 diventa 10, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi Fausto può continuare a vivere in eterno, a meno che non ceda. Mefistofele gliene fa passare di tutti i colori, perché Fausto non chiede: voglio avere il potere, non gli interessa, voglio avere il piacere, non gli interessa. Fausto dice: voglio avere, e questo è proprio bello, voglio avere tutto, tutto, voglio provare tutto, gioie e dolori, tutto il possibile. Io ho passato la vita come uno sciocco, come un pazzo a studiare, perché pensavo che servisse a qualcosa. Non serve a un accidente, come gli dice Mefistofele. Fausto è d'accordo: tu comunque sei quello che sei, è inutile che studi, tu comunque sei quello che sei. Studia per piacere, ma non è che lo studio ti cambierà. Studia perché è bello stare seduti a leggere e a pensare, ma non è che lo studio ti cambierà. Comunque sia, ti distrarrà eventualmente da te, ma ti impedirà di vivere la tua vita. Invece tu sei quello che sei, e lui vuole essere che cosa? Lui è una persona che non ha, odia i limiti, vuole l'assoluto a tutti i costi, e quindi vuole provare tutto. E il diavolo gli presenta tutto, gli presenta grandi piaceri, porta al sabato delle streghe,
gli presenta grandi amori e grandi sofferenze, gli presenta grandi colpi di fortuna e grandi fughe a rotta di collo per evitare il peggio, gli presenta ricchezze e momenti di disperazione. E Fausto è molto soddisfatto di tutta questa varietà, ma non è mai contento di niente. Lo sentirete poi adesso. Eh sì, qui si vede, i nodi vengono a petti questa sera. E dietro c'è un'altra storia che bene che sappiate. Dio, che è uno che la sa lunga, essendo onnisciente, ha discusso col diavolo prima che Faust fosse tentato. Ha discusso con Mefistofele, ti sono intesi. Perché Faust ha fatto la sua scommessa con Mefistofele, anche Dio ha fatto la sua scommessa con Mefistofele. E ha detto, io ti permetto di tentarlo. D'altra parte, dice Dio, quest'opera di Goethe, l'uomo tende a impigrirsi, si mette comodo. Allora io, fin dai primordi, ho pensato bene di mettergli accanto un diavolo che gli rompesse le scatole e che in qualche modo lo tenesse sveglio nei suoi desideri, nelle sue ambizioni, nei suoi slanci. E così sta andando, e così sta andando. Se tu vuoi tentare il mio Faust, che a me piace tantissimo, dice Dio, se vuoi tentarlo, te lo permetto. Se riesci a portartelo all'inferno, non interromperemo i rapporti. Potrai venire qui quando vuoi, che te ne do tutto il tempo. Molto vorrà dire che stavolta hai vinto tu, altre volte vincerò tu. Ma può darsi, dice Dio, secondo me, può darsi che Faust ce la fa. Che Faust dentro di sé fa, e qui aprite bene le orecchie perché è la cosa importante di questo libro, Faust, secondo me, dice Dio, continuerà sempre a cercare. A me, dice Dio di Goethe, a me basta che l'uomo cerchi. Se l'uomo cerca, vi ricorderete chi cerca trova nel Vangelo, se l'uomo cerca, se l'uomo vuole andare oltre, io sono pronto a superare, a tralasciare tutti gli errori che può commettere. È chiaro che chi cerca sbaglia. E per me va bene che sbagli, purché cerchi. Quelli che io detesto, quelli a cui sono totalmente indifferente e che ti lascio, caro diavolo, sono le persone che non cercano più niente. Sono le persone che si sono fermate nella vita, ovvero sia, sono le persone convinte. Come impostazione, questa qui è nuova per noi, per tutti quelli che hanno seguito una qualsiasi religione occidentale, è nuova, perché tutte le religioni occidentali dicono non cercare, hai già trovato, vieni da noi, hai già tutto, vuoi aver ragione, dici quello che dico io. Te lo dice Papa Francesco, te lo dice l'imam, che ormai è la religione occidentale, te lo dice il rabbino, ripeti quello che dico io e non cercare oltre. Invece, nei testi antichi, da cui quelle stesse religioni provengono, la ricerca è importante. Cosa vuol dire ricerca? Vuol dire voglia di qualcos'altro. Voglia di qualcos'altro. C'è una parola, e qui vi racconto un segreto, che per tanti teologi è anche un segreto delle nostre religioni. C'è una parola che nella nostra mente, nella nostra cultura, non vuol dire niente perché è debole, una parola molto debole, ed è il nome di un Dio, ed è la parola spirito. Sapete che Dio è Padre, Figliolo e Spirito Santo. Padre, sapete chi è quello che la parola di. Il Figliolo è quello che è un po' stressato, che ha avuto dei problemi sulla terra con le cicatrici, quello è il figlio, no? Avete visto diversi film, c'è Mel Gibson, c'è Zeffirelli. Lo Spirito Santo chi è? Alzi la mano, chi lo sa? Perché voi bravo la scuderia, leggete lo Spirito Santo, chi lo sa? Non si capisce niente. Si sa cosa fa, fa i doni dello Spirito Santo. Le virtù teologali, ma chi è? È la parola. Io perlomeno,
che di mestiere faccio il filologo e mi interessa la teologia, cosa sia lo Spirito Santo. Se io penso a quello che so dalle religioni che conosco, io posso dire non lo so. È uno, è qualcosa, è un terzo volto di Dio, ma non so cos'è. Perché non so cos'è? Ma la lingua stessa non mi aiuta. La lingua italiana, anche altre lingue, trasforma la parola spirito in una parola debolissima. Pensate quanti significati ha la parola spirito in italiano. Per dire, la parola spirito in italiano indica lo spettro, il fantasma, lo spirito. C'è una cosa molto triste. È morta una persona, c'è il suo spirito che si aggira, giusto? Questo è il modo con cui noi usiamo la parola spirito. Al tempo stesso, noi usiamo il modo di dire battute di spirito, no? Questa cosa è spiritosa. La battuta di spirito non è una cosa triste, è una cosa che fa ridere. Allora, capisco. Cioè, lo spirito è lo spirito di un morto, cioè una cosa triste, ma la battuta di spirito fa ridere. Non capisco. E inoltre, spirito è quella cosa che c'è nell'alcol, che inebria le persone, che fa diventare un po' opachi, giusto? Però si dice una persona ha presenza di spirito, non è che ubriaco se ha presenza di spirito, non è che il tasso alcolico alto, no, se ha presenza di spirito è sveglio e attento. E quindi come mai questa parola vuol dire destra e vuol dire anche sinistra, vuol dire alto e vuol dire anche basso? Se una parola fatta così è inservibile, è troppo debole, perché vuol dire tutto. L'italiano purtroppo, come altre lingue, ha camuffato, nascosto, confuso la parola spirito in modo che tu non ne sappia più niente. Perché, adesso vi scoprirete che da 5 minuti, non vi arrabbiate, perché non è colpa di quelli che ve l'ha spiegato così, anche loro non lo sanno. Non andate dai preti a dire guardate che non mi ha detto, perché sono tristi, poi i preti abitano da solo, no, se vi dite una cosa così vi ferite, tornate a casa, non hanno nessuno che vi consola. Lasciateli tranquilli tutto loro. Però sappiate che i preti non sanno una cosa, i preti, i teologi, i professori di teologia, il significato della parola spirito. Cosa vuol dire spirito, lo Spirito Santo? Che cos'è? Spirito è una parola latina, spiritus non vuol dire spirito, vuol dire vento, e deriva da una parola greca, pneuma, che vuol dire vento, che deriva da una parola ebraica, ruach, che vuol dire vento. Vento per gli ebrei, vento per i greci, vento per i latini. Il vento santo. Il nostro Dio si chiama Padre, Figliolo e vento santo. Cosa vuol dire vento? Perché vento? Perché non pioggia? Perché non fiume? Proprio vento. Immaginate con la mente antica cos'è il vento. Tu sei nel tuo quartiere, tu conosci già tutto nel tuo quartiere e potrebbe essere il tuo mondo e potresti accontentartene. Un giorno soffia un vento che sa di mare, vento di temporale con odore di mare, oppure soffia un vento che sa di bosco. Il vento, immaginate nel deserto tra l'altro, il vento porta notizie olfattive di altri luoghi e ti fa sentire che il luogo in cui tu vivi è troppo poco e ti fa venire voglia di conoscere di più. Capito? Davvero. E allora perché la mia religione mi dice che devo mettermi tranquillo e dare retta con l'autorità? Perché ha tanti motivi, perché è un centro di potere, mi interessa che tu sia un suddito. Però a prendere sul serio i testi antichi, il tuo Dio ha una forma di spirito. Spirito, nel senso antico, vuol dire desiderio. Desiderio. In che senso desiderio? Desiderio di no, desiderio, in senso proprio filologico. Sapete cosa vuol dire desiderare? Desiderare è una parola bellissima, viene dalla parola stelle.
sidera in latino. Siderare in latino è il compito degli astronomi e di quegli astrologi e di quelli che gli danno retta. Siderare vuol dire guardare le stelle che ci sono in cielo e vedere, interpretandole, cosa si può fare adesso e cosa non si può. Una persona che sa considerare è una persona che attualmente nel mio territorio, stando alle stelle e ai poteri stellari, presidenti, autorità, tutto il resto che sono intorno, si possono fare certe cose, certe cose non si possono fare, io mi adeguo. Questo è considerare. Tu sai considerare, consideri la situazione così. Desiderare vuol dire non considero più. Io vengo via. Desidero, vengo via da queste stelle, non me ne importa niente, non do retta all'oroscopo, che a quel tempo è importantissimo per gli antichi, io do retta solamente a quello che il vento mi dice che c'è altrove. E che sarebbe il nostro Dio, sarebbe il nostro Dio. Quindi io, seguendo lo spirito, potrei essere inaffidabile, perché non sai considerare, per cui hai promesso di fare certe cose, però il tuo spirito, lo spirito, ti fa sentire che ci sono altre cose da fare, magari più interessanti, e vuole tutto e vai. E Dio è contento. Come Dio è contento? Dio è lo spirito. Ma se io ho giurato, promesso, Matteo capitolo 6, discorso della montagna, sapete che è stato detto agli antichi, rispetta e mantieni i tuoi giuramenti, ma io vi dico di non giurare mai, sia la vostra parola sì, quando è sì, no, quando è no. Pensa a te. E questo dov'è? È il Vangelo. Cioè, secondo il Vangelo, io posso cambiare idea in qualsiasi istante. Secondo il Vangelo, io mi sono impegnato magari un anno fa a fare una certa cosa, scegliete voi cosa, e siccome allora era sì, ho detto sì, ma adesso è no, dico no. E Dio è contento? E Dio è contento. Questo ragionamento, fondato su testi antichi, non fondato sulle religioni, come sapete, mettono un giuramento. I preti giurano, nel matrimonio si giura, i monarchi giurano, i ministri giurano, i giurati giurano, i giudici giurano, ma la società si regge sul giuramento, è contro lo spirito, diciamo. Beh, Fausto invece vuole la novità, per cui fa una lunga, intensa vita, di cui avete visto qualche scena ieri e l'altro ieri, fa una lunga, intensa vita, piena di inaffidabilità, cambiando spesso idee, tra l'altro causando anche guai, perché una delle prime cose che fa, si innamora della povera Margherita. Margherita è una ragazzina, ci crede, ci sta, e la Margherita, come avete visto ieri, poverina, non ce la fa e muore per il dispiacere, per i guai in cui si trova dopo la storia con Fausto. E Fausto dice, dove succede? Mi spiace tanto, proseguo, vado avanti. Perché io voglio di nuovo. Fa tante cose interessanti, Fausto, fa tante cose anche sbagliate. Tante cose anche sbagliate. E diventa vecchio, diventa molto vecchio, è ricco, ricchissimo, e si avvicina al momento di fare i conti. No? Comunque sia, la sua voglia di vivere, questo giro qua, si è affievolita, non chiede al diavolo ancora un po' del filtro che lo fa diventare giovane, è stufo, ha visto abbastanza, sente la vecchiaia che si avvicina, e non si pone ancora il problema della morte, però diciamo che è stanco e sente che si avvicina al momento di fare i conti. Dentro di sé lui è tranquillo, perché? Questo è un altro consiglio che vi do prima di cominciare lo spettacolo vero e proprio. Voi sapete
che nella nostra mente esiste il giusto e lo sbagliato. No? Tutti i nostri ragionamenti hanno a che fare col giusto e con lo sbagliato. Anche automaticamente, diciamo, questa cosa la faccio perché è giusta, questa cosa non la faccio perché è sbagliata. Oppure dico, questa cosa la faccio perché è sbagliata e non la dovrei fare. Però sono quelle lì due che te. Da quando esiste il giusto e lo sbagliato? Da un certo giorno. Nel giardino dell'Eden, racconta un mito, c'era un albero che si chiamava l'albero della conoscenza del giusto e dello sbagliato. Purtroppo è stato tradotto nella nostra Bibbia albero della conoscenza del bene e del male. In ebraico non è scritto così. Se fosse scritto così non avrebbe senso, perché cosa vuol dire la conoscenza del bene e del male? Qualsiasi animale, qualsiasi bambino sa cos'è il bene e il male. Se un animale gli schiacci la coda è male, se gli fai una carezza è bene, qui non c'è problema. E qualsiasi bambino lo sa, qualsiasi uomo lo sa. Quello che invece gli animali ignorano, che l'uomo è diventato specialista invece di questa questione, è il giusto e lo sbagliato. E a traduzione dell'albero, Hetz Adaat Tov Barha, l'albero della conoscenza del giusto e dello sbagliato, è questo grande capitolo che c'è. Tutti quanti ricordano Adamo e Eva, no? Tutti ricordate. E cosa dice Dio? Dice, ragazzi, voi due, mi raccomando, solo due ci sono. Lasciate stare quell'albero, non toccatelo. Perché se lo toccate, cominciano i vostri guai. È un consiglio che vi do. Lo so, io sono onnisciente, quindi lo so che adesso io andrò nell'altra stanza, allora mi chiameranno al telefono, devo rispondere. Verrà serpente, chiedi che non lo sappia, cioè, ho già letto la Bibbia, dice Dio. Per cui lo so che mi disobbedirete, però ricordatevi che io vi ho detto, lasciate perdere il giusto e lo sbagliato, perché se pensate al giusto e allo sbagliato, cominciate a fare dei guai. Gli animali non hanno giusto e lo sbagliato, e mi piacciono tanto e vivono bene. Io, dice Dio, non ho il giusto e lo sbagliato. Non ce l'ho, non lo tocco quell'albero, non toccatelo neanche voi, perché se no lo mangiate e cominciate a chiedervi, è giusto ammazzare le zanzare? È sbagliato ammazzare le zanzare? E vi accorgete che non lo sapete? Ma perché accorgersi? Ma che importa? Se è una cosa che non sai, non preoccuparti. La zanzara, se scappa, scappa, se non scappa, ammazzi. È giusto mangiare carne o è sbagliato? Ma dipende per te e per un altro. Oggi è giusto, tra due anni sarà sbagliato. Cambia tutto, non fissatevi su tutto e sullo sbagliato. Mi raccomando, parola di Dio, non vale la pena. Purtroppo i nostri antenati, due stupidini naturalmente, per voler fare una cosa originale, hanno mangiato questa roba e da lì avanti. Io se le prendo e tra, ah, io, no. Ma tu, se vuoi, puoi togliere dalla testa queste due parole stupide. Tu, se vuoi, puoi cominciare a vedere non questa etichettatrice con tue etichette, fa giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Guarda le cose, nella loro complessità. Se tu togli dalla tua mente il giusto e lo sbagliato, tu diventi libero. Domanda. Ma poi faccio cose sbagliate. Ho detto toglierlo proprio. Ma se io lo tolgo, poi non so più cos'è giusto o cos'è sbagliato. Ma certo, è quello il punto. Ma se io lo tolgo, faccio... E qui non ci capiamo più. Se io parlo con un interlocutore come quello che ho invitato adesso, che è fissato sul giusto e sullo sbagliato, non ci intendiamo, perché lui dirà, ma se io tolgo dalla mia mente il giusto e lo sbagliato, sicuramente non farò solo cose giuste, e non l'ha tolto. Toglilo, togli dalla tua mente il giusto e lo sbagliato, ragiona tipo Fausto, tu sei quello che sei, indipendentemente dal fatto che sei un Dio, ti
ti bastano le regole, lasci che le regole ti facciano decidere cosa fare. Bella roba, così nella tua vita vivono le regole e non vivi tu, come diceva San Paolo. Se fai decidere la legge, cosa devi fare, cosa non devi fare, vive la legge, ma tu non vivi. Alla fine tu muori e la legge c'è ancora e ancora viva grazie a te. Bello affare. Ragiona senza giusto o sbagliato. Prova. Non è difficile. Non si tratta di imparare qualcosa in più. Si tratta di togliere qualcosa che ti hanno testato. In base, tanto per dire, in base al giusto e lo sbagliato, c'è nel mondo, gli occidentali sono specialisti, una malattia mentale che è probabilmente la più diffusa ed è secondo alcuni incurabile, che è il senso di colpa. Cos'è il senso di colpa? Il pensiero, adesso lo dico, spero che vi farà orrore, il pensiero che tu qualche anno fa, 20, 30, 40 anni fa, no? Hai fatto qualcosa di sbagliato. Primo, 40 anni fa è ancora la meglio con tutto quello che è successo. Secondo, giusto o sbagliato, ma che ne sai? Il fatto è che non lo sai se è giusto o sbagliato. Per dire, sei anemico, il medico ti dice mangia carne di cavallo, ma il cavallo dice insomma. Secondo il medico è giusto che ti mangi carne di cavallo, secondo il cavallo no. La zanzara la uccido perché sì, è giusto se non mi punto, però la zanzara dice ma infatti cioè io non ho l'S lunga, io devo ma fatto così l'ho fatto, non è che viene proprio a pensare, cioè io non faccio cose giuste, ma neanche tu, però parliamoci chiaro, cos'è questa presunzione? Ecco, avete capito, no, questa cosa? Lo so che così vi creo dei problemi, ma io lo faccio apposta. È una cosa che ho visto, la cosa più utile che si può fare adesso alle persone, secondo me, è regalargli dei problemi. Uno arriva in qualche posto, è tranquillo, e lo stiro nella mia conferenza e c'è fuori che è arrabbiato. Spiegato i problemi. Però dopo la sua vita cambia e migliora. Oh, è comprovato. No, vero Giovanni? Ma è comprovato. Più problemi hai e più pensi. Più pensi e più scopri. Più scopri e più decidi. Più decidi e più cresci. E via. E via. Vabbè, Fausto pensa in questo modo. Per cui è vecchio. Ha fatto un sacco di carognate, troppo tanto. E non entro in Napoli. L'ultima volta l'abbiamo lasciato che aveva le sue questioni, ha scoperto dei segreti magici interessantissimi, no? Ieri. Adesso lui ha ricevuto dall'imperatore per servizi importanti che gli ha reso, ha ricevuto dall'imperatore quello che lui ha chiesto. Lui ha chiesto una striscia di terra in riva al mare dell'impero. L'imperatore ha detto, tutto qui? Sì, voglio una spiaggia, lunga però, una spiaggia lunga. L'imperatore gli ha fatto notare, guarda che non cresce niente sulle sabbie. Sì, io tu dammela, che sia mia per sempre. L'imperatore dice, volentieri, ti do una striscia paludosa, no? Lì, e tu sei contento sul mare del nord, fai tutto. Lui ha un progetto Fausto. Tra le varie cose che ho in mente, lui vuole provare tutto, vuole anche provare gioia e libertà. Vuole costruire uno Stato alla fine della sua vita. Vuole costruire uno Stato che non esiste ancora, per cui vuole costruire delle dighe, come ha fatto gli olandesi, costruire delle dighe per far arretrare il mare arretra e lui si ritrova a avere territori, quei territori li coltiva e cominciano a crescere campi molto fertili, città, paesi, boschi, industrie e il mare è dietro. Le dighe sono sempre più alte, il diavolo, Mefistofele, gli ha spiegato come si fa, perché deve essere il suo servo, e Fausto sta allargando il suo impero sempre di più. E gli piace tantissimo questa idea. Dice che è bello anche dal punto di vista simbolico, vivere conquistando territori alla natura selvaggia, vivere conquistando territori al caos.
le dighe lassù, e la gente è lì pronta, è pronta, perché la diga può cedere. Allora, se cede, tutti quanti correranno a tapparla. E Fausto pensa: cosa c'è di meglio nella vita? Avere un popolo che giorno dopo giorno si conquista la sua libertà. Giorno dopo giorno se la prende. Che bello che è. È proprio una meraviglia. Non sono contento, perché sono buono, non sono contento. Però mi trovo. E poi, tra l'altro, il mio territorio è vasto e ricco. Non ha fatto i conti Faust con una parte psicologica oscura, che è la prima scena di oggi, e che vedrete. Faust, a casa sua vecchio, nel suo appartamento, riceverà la visita di alcune figure che non si aspettava. Le figure in questione sono quattro entità pericolose. Un'entità si chiama la scarsità, il trovare che non ti basta qualcosa. Un'altra entità si chiama la colpa. Un'altra entità si chiama la preoccupazione. Un'altra entità si chiama l'angoscia. Goethe se li immagina come vere e proprie donne vestite di grigio che vanno di casa in casa e dove arrivano distruggono l'armonia che una persona ha potuto creare. Furbissime nel loro distruggere, furbissime, agiscono ed è molto difficile cacciarli via. Pronti? Partiamo. Mi chiamo la scarsità. Io sono la colpa. Mi chiamo la preoccupazione. Mi chiamo la angoscia. La porta è chiusa. Dice, entrare non possiamo, qui dentro abita un ricco, entrare non conviene. Io lascerei l'ombra, dice la scarsità. Io la sono niente, dice la colpa, un ricco che colpa vuoi che senta. Volgeranno da me la loro faccia, dice la... è angosciata. Dice l'angoscia, l'angoscia fa colpo sui ricchi. Ma... lontano da qui, là in fondo, lontano, lontano, viene l'altra sorella, la morte. Faust le ha viste e dice, ne ho viste venire quattro, tre sole sono andate via e il senso dei loro discorsi non l'ho inteso. Un suono ottuso, spettrale, soffocato. Io la mia libertà non l'ho mai conquistata. In realtà la mia stanza, la mia casa è piena di spettri. Potessi allontanare la magia dai miei passi, disimparare tutti gli incantesimi, essere solo un uomo davanti a te, natura. Meriterebbe, varrebbe la pena allora essere un uomo. Io lo ero prima di frugare nelle tenebre. Ora l'aria è così infestata di presenze che nessuno sa più come evitarle. Passo il tempo a fare pulizie spirituali, a fare scongiuri, da mattino a sera, avvolto nelle superstizioni, presagi, ammonimenti, apparizioni. La porta cigola e nessuno entra. E adesso c'è qualcuno? La domanda vuole un sì. Chi sei? Ci sono e basta. Vieni. Io sono al mio posto.
Se l'orecchio non mi udisse, ne ribomberebbe il cuore. Immutevole figura ha un terribile potere sulle onde per la via, sempre ansiosa compagnia, sempre pronta, mai cercata, maledetta e lusingata. La preoccupazione tu non l'hai mai conosciuta. E Fausto risponde: io? Io non ho fatto che correre per il mondo. Ogni piacere l'ho preso per i capelli. Se non bastava lo lasciavo andare. Desideri, desideri e nient'altro. A pagamento e poi ancora desideri. Con la forza ho assalito la vita. Un tempo ero grande e forte. Adesso saggio e avveduto. Della terra conosco quanto basta. Sull'aldilà la vista c'è sbarrata. Folle chi aguzza gli occhi verso il cielo e popola le nuvole. Io queste cose non mi lascio, da queste cose non mi lascio prendere. A colui di cui prendo possesso, tutto il mondo non serve più a niente. Un buio eterno lo avvolge, il sole non sale e non scende. Ha i sensi di fuori perfetti, ma dentro è abitato da tenebre. Di tutti i tesori del mondo non sa come trarre profitto. Fortune e sfortune sono per lui malinconie nell'abbondanza. Muore di fame, siano gioie, siano bene, le rimanda all'indomani, solo ha in mente l'avvenire, è incapace di finire. Smettila, così non mi incanterai, queste cattive litanie potrebbero stordire anche l'uomo più saggio. Basta. Andare avanti, andare indietro, ogni decisione gli è tolta, a metà della via presa, stenta incerto a mezzi passi. Sempre più si perde e affonda, vede sempre più distorto, è un peso per sé e per gli altri, e nel prender fiato soffoca. Né soffocato e nemmeno vivo, né disperato né rassegnato. Oh, dolorose rinunzie, riluttanti doveri, ora libero, ora oppresso, in mezzo sonno un cattivo cibo, lo inchioderanno al suo posto. Nati spettri, mille volte voi trattate così il genere umano, tramutate anche giorni indifferenti in uno sceno caos di tormenti. Dai demoni lo so, liberarsi è difficile, ma il tuo potere, grande e subdolo, io non lo riconoscerò. E allora provalo, se da te rapida, maleaugurandoti mi volto via, tutta la vita sono ciechi gli uomini, tu diventalo Faust quando è finita. La notte sembra farsi più profonda, ma in me splende comunque una luce luminosa. Quel che ho pensato e progettato mi affretterò a compierlo. Solo la voce del padrone conta. Su dai giacigli, servi, mano agli arnesi con panche e badili. Il progetto sia subito realizzato, comandi severi, azione rapida avranno il più magnifico dei premi, perché si compia l'opera più grande, basta una mente sola e mille mani. Continuiamo il lavoro di rimandare indietro il mare. Cosa vuol dire questa scena? Il ricco ha una sua storia perfetta, va tutto bene. La colpa non entra, sappiamo perché non riconosce il giusto e lo sbagliato. La scarsità non entra perché ha abbondanza di tutto. L'angoscia non entra perché sa gestirsi bene, mangia bene, tranquillo. La preoccupazione entra. Cos'è la preoccupazione che avete visto, quella vocina terribile? Tu l'hai provata tante volte. Tu pensi, sei in spiaggia, tranquillo. Hai 10 giorni al mare, stai pensando tranquillamente a come
quella stasera, quale ristorante scegliere? E poi ti viene in mente che forse tuo padre sta pensando di te qualcosa e ti preoccupi che forse non riuscirà a fare qualcos'altro. Oppure ti preoccupi del fatto che l'8 di settembre dovrai fare quella cosa. È il 28 luglio e tu stai preoccupandoti dell'8 di settembre. Oppure ti stai addormentando la sera, è bellissimo addormentarsi d'estate quando sei stanco, e ti viene in mente che tra 22 giorni avrai un certo. Perché? Che cos'è questo? Questa è la preoccupazione. Noi siamo abituati a considerarlo una cosa da niente. Guardala sul serio come fa. È una vera e propria entità che arriva ed è intelligente, colpisce sia poveri sia ricchi infallibilmente. Questa è la preoccupazione. E l'unico nemico che aveva Fausta era quello. La preoccupazione acceca. Cosa vuol dire acceca? Pensaci. Quando sei tanto preoccupato non vedi più niente. Quando sei preoccupato quello che potevi prima non lo vuoi più. Sei agitato e non puoi più frenarti. La preoccupazione sei impossessata di lui. Arca, questo non aveva previsto. Però lui dice, non importa, mi ha fatto diventare cieco, mi ha mutilato, allora diamoci da fare. Sento che è arrivata, forse, vicino, la fine. Prima che la fine arrivi, voglio realizzare il mio progetto. Ampliamo la diga, estendiamo il territorio, rimandiamo qui dietro il mare, che è anche il mare, rimandiamo dietro il mare. Gli operai, forza, alla carta, con i badini, comincino a scavare. Mefistofele capisce che è il momento. Gli operai cominciano a scavare. Vicino a casa, ma per la verità non proprio il canale di una diga. Fausto è cieco, non se ne accorge, dice, mi rallegra il cozzare dei badigli e la folla dei servi comandati che la terra stessa riconcilia e ponendo dei limiti alle onde recinge il mare con severi vincoli. Mefistofele tra sé e sé, rivolgendosi anche a te, dice, sì, certo, ha lavorato solo per noi con questa sua diga, con i suoi argini. Lui non lo sa, ma tra qualche anno quelle dighe cederanno. Ha preparato per Nettuno, il diavolo del mare, un gran festino. Siete perduti in ogni modo? Gli elementi congiurano per noi. Questa tua impresa tu credi che funzioni? Non funzionerà mica per tanto. E Faust che non capisce, lo sente. Sorvegliante, sono qua. Ogni giorno voglio essere informato di quanto si prolunga il fosso cominciato. Mefistofele, rivolto al pubblico. Secondo informazioni in mio possesso, non si parla di fosso, ma di fossa. Fausto è tutto preso, è cieco, non sente che stanno scavando solo il punto solo, lì proprio vicino. Bonificare, dice, le putride paludi sarebbe la più alta conquista. Aprirò spazi dove milioni di uomini verranno non sicuri, ma liberi e attivi, al riparo dell'argine possente, innalzato da un popolo ardito e laborioso. Qui all'interno un paradiso in terra, laggiù infuorino pure i flutti fino in fondo. Se fanno breccia a irrompere, tutti correranno a chiuderla con impeto comune. Sì, mi sono votato questa idea, la conclusione della saggezza è questa, merita libertà e vita solo chi ogni giorno se ne deve conquistare, così vivranno, avvolti dal pericolo, magnanimi, i bambini, gli uomini, i vecchi del mio stato. Vorrei vedere un simile fervore stare sul suolo libero, con un libero popolo. Vorrei vederlo e non posso più, ma lo voglio vivere. A quell'attimo se lo vedessi,
maledizione lui ha giocato di non dire mai la scommessa del giocatore. A quell'attimo, se lo dicessi, se potrei dirgli, sei così bello, fermati, le epoche non potranno cancellare la traccia dei miei giorni terreni, presentendo una gioia così alta, io godo l'attimo di cui sono contento. Era la sua scommessa, lo dovevo dire. Mefistofele, ah, ma guarda, non lo ha saziato nessun piacere, non gli è bastata nessuna gioia, ha continuato a desiderare forme sempre diverse, è l'ultimo scadente, vuoto attimo immaginato, poveretto, ha desiderato tenere. Lui che mi ha resistito con tanta forza. E nella polvere, povero vecchio, l'orologio si ferma. La lancetta cade. La lancetta cade. È consumato. È consumato. È passato. Mefistofele, passato. Che parola sciocca. Perché passato? Passato e niente sono la stessa cosa. Se è passato non c'è più, se è passato non c'è, è dunque. A che serve creare? Per far sparire tutto quello che hai creato nel nulla? È passato. Che senso si ricava? Se è passato è come se non fosse mai stato. Eppure tanti credono che ci sia il passato e giri intorno come se esistesse. No, io preferisco il vuoto eterno. Avete capito quel discorso sul passato? Mefistofele è una persona che nega tutto. Lui dice, ho vinto, è stato per decenni, no? Torno allo solidificato in tutti i modi. È andato a cascare proprio sull'ideologia. Proprio sull'ideologia. Ma guarda un po'. E adesso è lui. Adesso c'è un problema. Bisogna prendere l'anima. Mefistofele chiama in aiuto i suoi specialisti. Dice, il corpo giace. E se lo spirito vuole sfuggirmi, io gli presento subito il contratto firmato col sangue, ecco qua. Ma oggi di nulla ci si può più fidare. Una volta l'anima ai miei tempi sbucava con l'ultimo respiro. Io stavo allerta e come fosse un topo, zac, la prendevo. La serravo stretta tra gli artigli. Adesso indugia da qualche secolo. C'è questa moda e non vuole lasciare la sua casa schifosa, la carcassa immonda. Gli elementi che si odiano alla fine la scacceranno ignominiosamente, ma intanto io per ore e per giorni mi tormento in attesa. La vecchia morte non è più quella di una volta, certe volte, figurarsi, ero qui a aspettare e il corpo ha ripreso a muoversi perché era tornato vivo. Capitano queste cose. Intanto voi, diavoli, qua di corsa, datevi da fare, signori, con le corna dritte storte, portate qua le fauci dell'inferno. Portate qua le fauci dell'inferno. Voi, nati dal vecchio ceppo del demonio, e l'inferno di fauci ne ha moltissime, inghiotte in base al rango e al decoro, si spalancano i denti, dalla volta abissale sgorga il fiume di fuoco in furore, e giù nel fumo denso che ribolle vedo la vampa in terra della città in fiamme. Quanti terrori ci sono laggiù in così poco spazio. Fa bene qualche prete a terrorizzare i peccatori e pensare che i peccatori lo ritengono un sogno o un imbroglio. Beh, intanto voi panciute canaglie di diavoli,
dalle guance infocate. Spiate sotto, spiate sotto, se per caso qualcosa si muove o si accende. È l'animella, è l'anima. Tenete d'occhio. Io appena la vedo, la marchio col mio suggello e poi via con lei nei vortici di fuoco. Occhio alle regioni basse, mi raccomando. Abita volentieri l'obelico, attenti che non vi sgusci di lì sotto. Sono i diavoli che stanno aspettando la mia. Voi, teste vuote, spiluconi in fila, su, senza tregua, tese le braccia, artigli sfoderati, per afferrarla se svolazza via. Nella vecchia dimora ci sta certo male e vorrà salire su. Forza. Nel frattempo, e qui, non era prevedibile, luce sulla testa. Nel frattempo, intervenne una figura che non era prevista da Mefistofele. Perdono ai peccatori, nuova vita alla povera. Mefistofele. Odo suoni stonati, un gracidare oscendo viene dall'alto in una luce infausta. Stanno gridando questi angeli. Che tipi, mezzi maschi e mezzi femmine, così amati dal gusto dei bigotti, e che aria ipocrita che hanno, ecco i belli gusti. Già ce ne hanno soffiata più di una di anni, ci fanno guerra con le nostre armi, sono diavoli anche loro, come fatti. Vi piegate? Tremate, dice Mefistofele ai suoi, state scappando via, o diventi al suo posto. Perché scappate davanti a un angelo del genere? Gli sfarfallano addosso tutti i loro pensieri buoni, fiori di beatitudine, parole veritiere, universale luce, maledizione, vergogna a quei citrulli. I satanasti se ne sono andati verso l'inferno a capriole, quei pagliacci sono caduti dentro di sedere, ma io resto al mio posto. Via, fuoco fatto, brilla quanto vuoi, se ti schiaccio rimani una poltiglia immonda. Cosa svolare? Vai al mio paese. Come pece zolfo si appiccica la bocca. E l'angelo, nel frattempo, non fa che sorridergli, muovere sì tanto il mantello, e dice: quel che non vi appartiene dovete allontanarlo, quel che vi turba l'anima dovete contrastarlo. Se in noi penetra forza, dobbiamo essere forti. L'amore chiama solo chi ama. E Mefistofele comincia a capitare qualcosa. Mefistofele, più pungente del fuoco dell'inferno, che cosa attira da quella parte il mio volto? Eppure tra noi e voi c'è un'ostilità giurata. La vostra vista mi è stata sempre odiosa, angeli, sempre più però mi pervade un ignoto sentire. In fin dei conti vedo con piacere quei deliziosi giovani. Che cosa mi trattiene? Non posso maledirli. Quei ragazzacci che detesto mi sembrano un amore addirittura. Bei ragazzini, fatemi sapere, non sareste mica della nostra famiglia anche voi di Lucifero? Siete così carini che vi vorrei baciare, pensa Mefistofele. Sento come se foste voi al momento giusto, mi sento proprio a mio agio, come se mi avessi viste mille volte. Guarda, schivi come gattini, così desiderabili, ad ogni sguardo belli e ancora più belli. Venite più vicino, concedetemi uno sguardo. Noi vediamo perché tu ti allontani. Noi ci avviciniamo, tu puoi mai. Ci cacciate gli spiriti dannati, ma i veri stregoni siete voi, perché seducete uomini e donne. Che avventura maledetta! E sarebbe questo l'amore? Il corpo è tutto un fuoco. Ondeggiate in qua e là, scendete giù, date alle membra morme le movenze più profane. Su, la serietà vi sta intanto, ma una volta vorrei vedervi sorridenti e sarei estasiato eternamente. Tu, maschiotto alto, mi piaci più di tutti. L'aria da prendere non ti si confà e potresti anche lasciarti andare un po', un pochino, con lo sguardo, potresti spostare un pochino quel camicione che è un eccesso di pudore. E
ma guarda quando si volta, che visione, queste birbe sono troppo appetitose. Tesoro, un'anima eletta che si era data a me, me l'hanno sgraffignata con l'astuzia. E adesso da chi vado a protestare? Chi mi dà la giustizia che mi spetta? Vecchio come sei, ti sei fatto fregare. Te lo sei meritato e non puoi darti peggio. Hai fatto ignobilmente fiasco. Sciupato tanti su tanti sforzi, che vergogna. Una voglia volgare, un amorazzo assurdo, si è appiccicato a un diavolo incarnito come me. E io, però, tanto accorto e tanto esperto, se mi sono perso dietro quella bambocciata, voleva dire che quell'angelo avrebbe però meritato la pena. Qui Goethe, un pochino esagera addirittura, avete visto, come risolve la questione salvezza di Fausto? Con questo scena unica nella letteratura mondiale, veramente unica, del diavolo che sta facendo la posta al cadavere con gli altri diavoli che sono pronti a ferrare l'anima che c'è fuori, e poi arrivano gli angeli, che hanno una strana forza incompatibile con quella dei diavoli, perché i diavoli si allontanano. Mefistofele cerca di resistere e si innamora. Beh, si innamora, diciamo, non però gli piace l'angelo. Mefistofele è notoriamente bisessuale, gli piace l'angelo. Gli piace questo angelo che è mezzo maschio, mezzo femmina, piace, resta incantato. E mentre resta così incantato dell'angelo, gli angeli sono strumenti dell'amore, si sa, altri due angeli portano via l'anima. Mefistofele ci rimane malissimo. Da un punto di vista teatrale è divertentissima la cosa. Da un punto di vista teologico è molto interessante. Vuol dire, in fin dei conti, che Dio non sa tutto. Vuol dire che poteva riuscire in questa azione e poteva anche non riuscire. Dio non è quel Dio di Goethe, non è quel Dio che tanti si immaginano che ha già tutto pronto, progettato, sicuro. No, Mefistofele ce l'ha già quasi riuscito. Si è trattata di un vero e proprio duello, di un'astuzia. Ma questo ti fa pensare. Allora, se Dio non è onnisciente, ma che davvero io sia libero? Se Dio è onnisciente, si sa, io non sono libero. C'è questa idea, non so se lo sapete, del protestantesimo, questa idea per noi è un po' strana, che dice, se Dio è onnisciente, e Dio non può che essere onnisciente, Dio sa tutto anche al futuro. Per cui prima che tu nascessi, sapeva già se tu saresti andato all'inferno o in paradiso, indipendentemente dalla tua buona volontà. Da un punto di vista logico non fa una grinza, è un'idea tedesca. La conseguenza è, in fin dei conti, se tanto tutto è già deciso, posso fare quello che mi pare. Perché tanto è già deciso che io andrò all'inferno oppure al paradiso. Si chiama la teoria della predestinazione, è il centro della religione protestante. Dice, beh, noi siamo messi bene, ma non tanto, sai, non siamo messi tanto bene. Nel cattolicesimo non è un po' più pesantina la cosa. Nel senso, nel cattolicesimo, tu sai come stanno le cose, ci sono
questi comandamenti. Tu qui devi obbedire. Dipende da come hai obbedito, come sarà il futuro nell'aldilà. Se disobbedisci, andrai all'inferno a scontare per sempre e a obbedire ai diavoli. Se disobbedisci meno, andrai in purgatorio a scontare per sempre, quasi, per quasi sempre, qualche migliaia di anni, e a obbedire a quelli che ti riabiliteranno. Se sei obbedito, andrai in paradiso, dove sarai libero. No. In paradiso starai lungo le gradinate in attesa di vedere passare qualcuno della famiglia reale. Ogni tanto passerà il ragazzo, ogni tanto passerà la mamma, ogni tanto passerà il papà. Quando passano, devi alzarti e fare una cantatina. Rimani lì per eternità. Sempre in posizione subordinata. Questo è il cattolicesimo. La religione di Goethe, detto che sia quella giusta, è semplicemente un'altra. La religione di Goethe ha un'altra idea. Dice, Dio scommette su di te. Rischia. Il diavolo scommette su di te. Rischia. Non si sa come andrà a finire. Tutto è in ballo. Tutto è libero. Niente è prevedibile. Questa volta è andata bene, un'altra volta chissà. Questa volta mi dispiace per Mefistofele, avete visto che non se ne è presa più, non se ne è presa più tanto. Intanto l'anima sta attraversando nell'anima di Fausto i momenti successivi al decesso che sono i più difficili. E sta cominciando il suo altro cammino che adesso vi verrà mostrato. La scena è quella di una vetta montana, una valle alta, deserta. Ci sono in questa valle dei picchi e eremiti che sanno riconoscere il passaggio degli spiriti e che sanno descrivere cosa avviene in cielo. Uno dice, voglia di Dio inebriante, che tutto ciò che è nulla si perda e si dilegui, la stella fissa brilli, nucleo di amore eterno. Un altro su altre rocce dice, come l'abisso di roccia ai miei piedi riposa su un abisso più profondo. Così è l'amore onnipotente che dà forma a tutto e tutto nutre. Oh Dio, dai requie ai miei pensieri, illumina il mio cuore bisognoso. Intanto prende forma un altro passaggio spirito. Una nuvola fluttua del mattino, tra le chiome ondeggianti degli abeti. Sento io forse ciò che in essa vive, è una schiera di forma di spiriti. Fanciulli, nati a mezzo della notte, si mischiusi lo spirito di sensi. Subito persi per i genitori e gli angeli più presto guadagnati. Se è vicino a un essere che ha, lo sentite. Avvicinatevi dunque. Ma delle terre mie terrestre, voi, felici, lo rimase tragico. Discendete all'interno dei miei occhi, organi adatti alla terra e al mondo. E se potete usarli come vostri, guardate la puntata di qua. Passaggio stranissimo questo. Allora, tra le cose che vedono, secondo me è molto toccante, tra le cose che vedono gli eremiti, vedono tanti tipi di spiriti, tra cui anche loro, i bambini morti appena nati, bambini piccoli, che non hanno vissuto niente del mondo e non hanno ancora gli organi pronti, morti durante il parto.
un po' come il figlio di Margherita, che non so se lo sapete, Margherita, la madre di Fausto, l'ha ucciso il figlio per paura del fatto che la condannassero per aver avuto un figlio che era il matrimonio e l'avevo sconosciuto. E il pater, l'eremita, fa una cosa dolcissima, dice: voi lo potete ancora vedere, volete vedere un po' com'è la natura? Entrate dentro di me, guardate attraverso i miei occhi, vedete, ci sono alberi, rupi, una cascata d'acqua. E i bambini: è imponente da guardare questo luogo, ma è sinistro, ci spaventa un po'. Uomo buono, lasciaci andare. Salite a una cerchia più alta, a una perpetua, inavvertita crescita. Con la sua pura eterna melodia, la presenza di Dio vi darà forza. E questo è il nutrimento degli spiriti, che domina nell'etere dello spirito. Rivelazione di una mano eterna, che si spiega nella crea. Istruiti da Dio potete aver fiducia. Istruiti da Dio potete aver fiducia. E intanto il coro di angeli sul sfondo dice: salvato dal male è questo nobile anello del mondo spirituale che sempre ha cercato in vita sua, e noi possiamo redimerlo. E se anche l'amore degli angeli intervenuto dall'alto, la schiera beata gli vada incontro con un caldo benvenuto. Una schiera di bambini beati, uniti in cerchio, liberi dal peso della terra, si ricreano e si preparano a crescere nel mondo superiore per cominciare, questo giudizio, lui, Fausto, stia ora in loro compagnia. I bambini gioiosi lo accogliamo in stato di crisalide, scioglietelo dal pozzo da cui è avvolto, ecco, è già bello e grande di santa vita. Qui libera è la vista, lo spirito si eleva, passa un corteo di donne fluttuando verso l'alto, splendida in mezzo ad esse, di stelle incoronata, la regina del cielo, al fulgore, la vedo, suprema sovrana del mondo, indomabile è il nostro coraggio, se tu sublime comandi. Intorno a lei si volgono nuvolette leggere, sono le penitenti, schiera gentile, strette alle sue ginocchia, ne respirano l'etere bisognose di grazia. A te, all'intangibile, venire fiduciose non è vietato alle donne facili da sedurre, travolte perché deboli, difficile è salvarle. Dice uno degli eteremiti: cosa ha visto? Ha visto delle apparizioni, ogni tanto quando si sono sentite dire, no? A Lourdes è capitato, a Fatima è capitato, lui è abituato, lo vede spesso, molto vede passare questa figura che Goethe piace moltissimo, la dea femmina, la regina del cielo, quella che tanti chiamano la Maria di Nazareth, no? Che vuol dire tante cose, è un principio femminile che vede, con intorno delle figure che stanno crescendo. Una di queste figure, chi c'era ieri lo sa, la riconosce, è proprio Margherita, Margherita l'ex fidanzata, la povera, sventuratissima, prima fidanzata di Fausto, trasformato, che Fausto ha abbandonato nei guai e che è morta in maniera disperata. È morta in maniera disperata perché, nella storia che avete visto, per stare con Fausto lei ha passato un sonnifero alla mamma, gliel'ha dato, e purtroppo il sonnifero dato da Mefistofele era mai calcolato e la mamma è morta. Poi il fratello, discutendo con Fausto, è stato ucciso da Fausto. Lei ha scoperto di essere incinta, ha capito di essere disperata, ha visto davanti a sé chiaramente la sorte della ragazza madre di allora, che è la prostituzione, ha cercato di salvarsi affogando il bambino.
che è uno di quelli. Dopodiché è stata presa per infanticidio, è stata decapitata e Fausto ha tentato in vano di salvarla, ma non gli è importato più di tanto a suo tempo. Adesso è qui, accanto, sta crescendo, ha avuto una vita difficile, nell'altro mondo sta sviluppando un'altra personalità. Dice alla leggenda dei cieli, china, oradiosissima, clemente, il tuo viso alla mia gioia, colui che un tempo ho amato, non più offuscato, è ritornato. I bambini. Ci supera ormai per forza delle membra, alle cure fedeli darà ricco compenso. Noi siamo presto staccati dai cori della vita, ma lui ha imparato tanto, sarà nostro maestro, ci racconterà come il mondo, lui che ha tanto vissuto. E Margherita, appena ha sentito la sua nuova vita, è già cominciato a somigliare a uno di noi. Concedi a me di essergli maestra. Lo acceca ancora la nostra nuova luce. Vieni, innalzati, a sfere più alte, quando ti avrà sentito di stare. Guardate allo sguardo che salva, tutte voi soavi per rimorso, per mutarvi con animo grato verso un destino beato. Ogni intento più nobile si consacri a servirti, Vergine, Madre, Regina, Dea, rimani benigna. È solo una similitudine. Cosa vuol dire? Tutto quello che è qui parla di qualcos'altro. E cos'è quell'eterno femminino che ci trae innanzi? Allora, c'è un'ipotesi bella che a me piace, riguarda una religione dimenticata dai tempi dei Vangeli. Vi ricordate che nei Vangeli a un certo punto compaiono le magi? Nascono nella testa di Matteo, a un certo punto c'è la nascita a Betlemme e poche ore dopo compaiono questi tre, arrivano a Carovano come se sapessero già tutto. Maria non sa, Giuseppe non sa,
I pastori meno che mai. Loro arrivano e dicono: è qui che è nato, gli fanno dei regali, si complimentano, avranno fatto un selfie probabilmente. Dopodiché se ne vanno dicendo: interessante, andiamo a vederne altri, come se sapessero già tutto. È un omaggio che i Vangeli fanno a una religione da cui viene il nome Magi. Magi è il modo di dire, il modo latino o greco di dire il termine persiano Mazdei, il Mazdei, che è la religione della Persia prima che arrivasse l'Islam. In questa religione c'è l'idea che tutto quello che esiste nel mondo sia un'immagine allo specchio, solo che uno specchio tridimensionale. Cioè, questi fogli che tengo in mano non sono l'originale, sono un'immagine. L'originale è da qualche altra parte. Noi, il nostro specchio è bidimensionale. Questo è uno specchio tridimensionale, ma anch'io, anche tu, non sei l'originale. Sei un riflesso in uno specchio 3D di un altro mondo. In questo senso tutto quello che passa nel mondo è solo un'immagine, una similitudine. L'originale è altrove. C'è questa bellissima parola magica persiana che solo gli iniziati capiscono, che è voltati. Cosa vuol dire voltati? Per vedere lui, per vedere lei, non guardare lui, voltati in un'altra dimensione dove ci sono i loro originali. Loro sono originali, loro sono solo una similitudine. Il medico persiano non curava il corpo delle persone, capiva il male della malattia, andava nell'altra dimensione, curava lì e la persona guariva. È il modo di curare sciamanico. Dovete fare questo riferimento. E cos'è l'eterno femminino che ci trae innanzi? Avete visto di questa scena in cui lei, la prima fidanzata, 50 anni prima sta successa questa cosa tra loro, lei è lì e non vede l'ora di rivederlo, di incontrarlo di nuovo. A un certo punto dice: è tornato e non è più appannato come quando l'ho conosciuto io, non è ancora abituato, ancora cieco, posso servirgli da maestra? E la regina dei cieli dice: certo, anzi è previsto, guidami, sali più in alto, lui ti seguirà. Che per lui è una cosa impressionante, cioè una femmina che fa da maestra a un maschio, ma neanche immaginabile. O meglio, l'ha immaginato Dante, che conosceva i persiani. Beatrice lo porta su, vi ricordate? È lei che lo vede in paradiso. Nella religione persiana c'è questa figura che si chiama la Daina. Chi è la Daina? Un mito che ti piacerà tantissimo quando ci ripenserai. Magari prima ci fai caso, poi domani ti viene in mente, e poi ancora ti viene in mente, e poi ancora ti viene in mente. Vale sia per i maschi sia per le femmine. Perché nell'idea persiana, un po' come noi pensiamo che i maschi in fin dei conti sono un po' femminili, l'idea persiana è che le donne abbiano in sé un po' di eros anche maschile. Allora, ognuno, dice la religione, questa religione persiana antica, ha una daina nell'aldilà. La daina è come la tua fidanzata invisibile, qui invisibile, ma là c'è, e tu la puoi percepire, e lei diventa tanto più bella quante più cose grandi tu fai, e è sempre un po' più bella di quello che tu riesci a desiderare. Per cui la vedi, dici: desidererei che fosse così bella, poi la immagini, la senti e senti che è ancora più bella. Per cui lei fa crescere il tuo desiderio. Vi ricordate che volevo dire desiderio? Lei fa crescere il tuo desiderio verso l'alto e il tuo desiderio si allarga in tutte le direzioni nel frattempo. Anche qua desideri sempre di più, cose sempre più grandi. Lei ti guida, una figura femminile. Loro ce l'hanno,
Goethe era innamorato della letteratura persiana, vari libri ha fatto di traduzioni, di saggi su queste cose, e dice, voglio mettere questa finale al poema. Non mi piace l'idea di un Dio che premia, che castiga. Preferisco un'altra cosa. Preferisco che il continuo crescere verso la felicità ci sia anche nell'altro mondo, che non sia mai finita la scoperta, che la crescita duri sempre, e voglio mettere come simbolo di questa crescita lei, una figura femminile che lo porta in alto. Lady Weibliche, dice in tedesco. Spero che la incontrerete, se la incontrerete sappiate non sarete i primi, adesso che sapete che c'è, Mefistofele, è possibile che lo incontrate, però sappiate che c'è anche la Daina che ti porta sempre più in alto, e con questo panorama diverso in cui voi siete entrati, vi auguro di sviluppare, proprio come ha fatto Faust, una continua ricerca. Il momento è buono, quello che c'è adesso, specialmente in Italia, è tutto vecchio, prevedibile e stanco. Tu puoi cercare oltre, desiderare oltre e ti diverti tantissimo sulle fare. Buon destino faustiano a tutti. Grazie.